come sempre ogni mattina la mia radio mi ha svegliato, manco il tempo di un cornetto e di un caffè. Il microfono è già acceso e la sigla è cominciata, anche oggi in via Massena insieme a te. Succo di pera o succo di pesca? Che dici? Certo che lo credo te, Fede, sei l'unico che risponde alle due di notte. E poi dai, non è neanche tardi, dai. È che la mia non è proprio fame, capito? È proprio voglia di mangiare qualcosina. È che non riesco a decidermi. Fede? 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 Vabbè. Pera o non pera? Questo è il problema. Amleto cosa avrebbe scelto? Secondo me un chinotto. Pronto? Sì, vigili del fuoco? Salve, sì, sono Roberto Ferrari. Avrei un problema, ecco. Pronto? 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 Sì, è caduta la linea. Sono sempre Ferrari. Sì, no, no, non è uno scatto telefonico. Io ho veramente bisogno d'aiuto, ecco, veramente, ecco, grazie. Pronto? Pronto? Scusi, non è che perché uno fa gli scherzi telefonici potrebbe non aver bisogno, eh? Sì, ho capito, potrebbe anche non fare gli scherzi, ma noi li ho fatti, quindi cosa facciamo? Pronto? 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 Oh via, sono Federico Russo, sì Russo, quello di Radio DJ, no, esatto, sì, sono io, ecco, ho un problema, mi si è incastrato il piede nella macchinetta del caffè, sì, se poteste venire a fare un salto qua, grazie, perché non riesco a tirarlo fuori, ecco, sì, Federico Russo, quello di Radio DJ, ecco, sì. E stavo prendendo il chinotto e si è castrato il piede, si è castrato. No, nulla è uno scherzo, eh? No, nulla è uno scherzo. Are macchinetta. Qualcuno sta vedendo questo videomessaggio, vuole dire che sono morto. Molto probabilmente di diabete. In questo caso vorrei solo dire che vi ho amato, voi ascoltatori. Mi piacerebbe essere ricordato con un avvenimento benefico, che ne so, una campestre. O meglio, un monumento equestre. Sì, perché le campestre si prende sempre un sacco di freddo e non voglio che voi prendiate freddo perché mi amate. Ah, una statua andrà benissimo. Ah, Linus, a proposito, se è vera la storia che ti sei fatto costruire un mausoleo in giardino, ecco, io ci avrei fatto un pensierino. Oh, Fede. Ci fai sveglio a quest'ora del mattino? Shh, zitto! Stai fermo, Ferro, che cosa la devo mettere sul sito? Fatto. Eh no, devo sostituire Platinette stamattina. Com'è successo? Perché a te non è mai capitato? Mai.
E dammi una mano, aiutami, tirami fuori, scusa, non ho capito. Hai provato a schiacciare il 42B? Morbidotto alla marena? In una puntata dei Simpson Homer si liberava così. Ma quello è un cartone animato, che c'entra, scusami? Appunto, ti rendi conto di quanto fa schifo la tua vita? E non hai compassione? È tutta la notte che dormo sdraiato qua per terra. Ho mal di stomaco, devo andare in bagno. Di nuovo. Ferro, non era meglio se andavi nello spazio, Ferro. Vabbè, vabbè. Dai, aiutami, dai, tirami. Dai, giusto perché mi fai pietà. Oh, chiamami un'altra volta di notte e ti uccido. Vabbè. Forza. Vai. Come cavolo. Tira, tira. Dai. Tira. Dai, dai, tira. Dai. Ho incastrato. Spiega come cacchio hai fatto a incastrarti qua. Tira, tira, tira che ce la facciamo. Ecco, bravo, tira il piede, va. Tira, come? Tira. Anche. A aprire. Come cacchio hai fatto? Così. Oh. 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 Ciao. Se state vedendo questo messaggio, allora significa che sono morto. Prima di andarmene, però, volevo soltanto dire alcune cose importanti. Mamma, ti voglio bene. DJ Angelo, ti lascio tutta la mia collezione di film autografati da Franco Trentalance. Vic, il tuo bambolotto di Antonio Inoki l'ho rubato io. Forza Viola, e mi mancherete davvero. Grazie a tutti. Ah, Ferrari l'ho ucciso io. Che dici se mi taglio la caviglia a morsi e striscio a chiedere aiuto? Lo faresti davvero? Anche oggi in via Massena insieme a te.